Ci siamo. Vedi, in una casa dismessa cosa possiamo fare? C'è qualcuno? Siamo andati? Allora, buongiorno, grazie per essere venuti. Siamo qui per continuare la presentazione della squadra di giunta, se i cittadini di Carrara vorranno darci la fiducia come noi auspichiamo. Il qui presente Alessandro Trivelli, 46 anni, nato a Carrara, è avvocato dal 2004 e lavora in proprio dal 2006. Come professionista ha avuto occasione di interessarsi ad alcune problematiche della città, in particolare il mercato coperto della Lugnola. A me non aspettate mai però, eh? Abbiamo appena iniziato. Gli altri aspettate? Abbiamo appena iniziato. A me mai. Hanno tutti fretta, chiedo venia. Io avrei aspettato. Io sono stata qui a volte a aspettare gli altri. Dicevo che come professionista ha avuto occasione di occuparsi di alcune problematiche della città, tra cui il mercato della Lugnola, sul quale ha fatto anche un intervento in un consiglio comunale. Dal 2011 è mediatore presso l'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati Provinciali. È anche socio di alcune associazioni culturali con le quali ha organizzato diverse iniziative legate al cinema e all'arte contemporanea. La delega che intendo affidargli è una delega non certo secondaria a Carrara, stiamo parlando della delega al marmo. Perché una delega al marmo e non tenerla in qualche modo in mano, visto che il sottoscritto alle spalle 5 anni di consigliatura in Commissione Marmo, qualcuno potrebbe aspettarsi che io tenessi la delega al marmo. In realtà sul marmo c'è da fare tante cose, c'è una legge regionale che è in via di revisione, c'è un regolamento degli agrimarmiferi che ha come scadenza il 31 ottobre, ci sono i piani di bacino da approvare, c'è tutta una serie di adempimenti che è opportuno seguire con particolare attenzione. In più Alessandro c'ha un curriculum di studio interessante dal nostro punto di vista, in quanto appunto viene in quanto avvocato, e quindi questo può portare non solo la sua attività, nel complesso dell'attività della speriamo futura giunta 5 Stelle, un elemento di valore in più, cosa che finora non abbiamo potuto apprezzare nelle altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Detto questo, io lascerei la parola a Alessandro, così illustra un po' alcune problematiche relative alla futura, speriamo, attività di governo. Sì, ti ringrazio Francesco. Innanzitutto vorrei anche un po' spiegare il motivo per cui sono qua, dato che comunque anch'io come altri candidati come assessore non faccio parte del Movimento 5 Stelle, ma devo dire però che fin dal 2012, quando ci sono state le ultime elezioni, sinceramente ho votato per i 5 Stelle, visto che comunque la giunta precedente, che poi si è riconfermata successivamente, non aveva fatto nulla di particolare. E anzi, che forse ha peggiorato un po' la situazione.
E poi ho avuto anche occasione, visto che appunto, come diceva Francesco, per lavoro mi sono interessato al mercato coperto della Lugnola, prima professionalmente, ma poi anche come cittadino, visto che comunque si tratta anche in quel caso, uno dei tanti, un caso di un bene comunale che diciamo è adesso chiuso ed è nel degrado, sostanzialmente è una struttura fatiscente e inagibile. E quindi diciamo, mi misi in contatto con il Movimento 5 Stelle, con i consiglieri comunali, in particolare con Matteo Martinelli, il quale poi a sua volta fece, insomma, grazie anche al mio interessamento, un intervento, una mozione in consiglio comunale, un'interrogazione in consiglio comunale nel dicembre del 2012, un'interrogazione che, alla quale, la cui risposta è arrivata dopo, forse dopo 4 anni. Sì. 4 anni, quindi insomma, ormai diciamo molto... anche voglio dire, potevano anche non rispondere più ormai, nel senso che non ce n'era più bisogno. E vabbè, comunque, detto questo, diciamo che ho incominciato ad apprezzare anche quelli che sono le ragazze e ragazzi che fanno parte del Movimento 5 Stelle, perché comunque sono delle persone serie, delle persone che si impegnano, che si danno da fare, che sono veramente e disinteressatamente finalizzano la loro attività al bene di Carrara.